Buongiorno, sono in pausa pranzo e ho pensato: cosa c'è di meglio da fare in pausa pranzo se non mettersi nel parcheggio del supermercato a fare un video haul? In realtà avevo già fatto questo video haul stamattina, ma poi era venuto fuori che riguardando il video i colori fossero venuti tutti sfalsati, quindi ho pensato vabbè, chi se ne frega, lo rigiro al volo, mi sono portata dietro le cose ed eccomi qua. Ovviamente c'è un sacco di gente che passa, penso che mi prenderanno per pazza, ma al giorno d'oggi penso ci siano cose ben peggiori da fare che non parlare da sola con una videocamera in macchina. Dunque, il video haul in questione è relativo alle cose acquistate da OVS, di Wet n Wild alcune e di Physician Formula altre, perché trattasi principalmente di acquisti compulsivi. Io spesso vengo qui al supermercato in pausa pranzo, mi prude la testa, magari sono un po' nervosa, che ne so, perché in ufficio sono nervosa, quindi dico boh, esco, vado a farmi un giro, poi passi davanti allo stand dei trucchi, dici mi compro un trucchetto, poi Wet n Wild è così economica, e poi avevo un regalo di Natale ancora da dovermi fare, che quindi ho scelto questa cosa qui, ero con un'amica, e anche perché avevo il 30% all'OVS, perché fino a fine gennaio, infatti pubblico poi subito questo video, sull'acquisto di un capo di abbigliamento e accessori forse ricevete poi un buono da spendere sul make-up con appunto sconti del 30%, quindi ne ho approfittato, ho pagato meno le cose di Physician Formula. Allora partiamo da Wet n Wild, che sono le cose più economiche. Ho preso questa micro palette che si chiama I'm Getting Sunburned, scritto così, e ha tre colori, tutti e tre shimmerini. Non ho voluto prendere la quella verde molto famosa, come si chiama? Comfort Zone, perché mi ricorda un po' come colori la Garden of Eden della Sleek, quindi ho voluto, per provare gli ombretti, prendere quest'altra più piccolina. Ci sono questi due micro pennellini che ovviamente non utilizzeremo mai, però ecco, da mettere nel beauty da lavoro così per truccarsi en passant, mi sembravano tre colori bene o male spendibili, diciamo. Poi mettiamo qui le cose che vi faccio già vedere. Di Wet n Wild ho preso poi quattro rossetti, perché costano così poco e sono così carini che veramente uno tira l'altro. Il primo che vi faccio vedere è quello a cui facevo più il filo, perché in realtà ero passata davanti allo stand un sacco di volte, continuavo a vedere quel rossetto lì e non c'era mai, cioè c'era solo il tester. Allora passa, alla fine hanno rifornito lo stand, il colore, il rossetto in questione è il Nouveau Pink, il 511B, di questi qua grigi che costano 1,99, e il colore è questo, è proprio un color rosa Barbie bubblegum, secondo me da poter utilizzare da solo per uscire con una riga sottile di eyeliner, un po' di mascara e questo colore qua, e puff, fatto il trucco. Poi vi faccio vedere lo Smoking Hot Pink, il 905. Ok, nel frattempo si è anche affiancata una macchina, perfetto, e il colore è questo qua. Tra l'altro questo colore qui me l'aveva suggerito Ornitorella, ma perché si sono messi qui di fianco non capisco, comunque questo è il colore, perfetto, me ne frega niente, io continuo a parlare. Poi il terzo rossetto è il Coraline, ed è sempre della linea nera, e ve lo faccio vedere, ed è proprio un color corallo pieno, opaco, bello. Questi colori qui di Wet n Wild sono proprio carini, ma si sono messi proprio di fianco, non lo so, sarà una coppia di amanti. E poi l'ultimo è il Stoplight Red, il 911D, che è invece un rosso pieno, opaco anche lui. Sarebbe bene confrontarli con altri rossetti che ho a casa. Questo, poi ci sono due colori di Wet n Wild che io ho già, che sarebbero i dupe, e questo qui è l'ultimo rosso, di Rebel e di Diva, se non sbaglio. Se volete posso farvi il video in cui ve li metto a confronto. Poi passiamo a Physician Formula. Di Physician Formula ho una, due, tre cose. La prima che vi faccio vedere è questa, il Physician Formula Youthful Wear Concealer, come si chiamerà? Sì, Dark Circle Concealer, che questo concealer fatto così ha due sfere del drago da una parte e dall'altra. Voilà, da un lato ha il giallo,
per coprire di più le occhiaie, ecco qui, e dall'altra hai il light per creare delle zone che possono andare a illuminare, ad esempio qui, ma anche sotto l'arcata sopraccigliare, leggevo su consigli di make up. È molto carino, l'ho provato stamattina, ovviamente seguiranno poi recensioni più approfondite, devo dire che è molto carino. Ragazzi, se nel frattempo mi sparano, perché quelli che hanno parcheggiato qui accanto avevano intenzioni truffaldine. Poi il bronzer Physician Formula Cashmere Wear, il colore è il Light Bronzer Allé, ve lo faccio vedere come si scrive, eccolo qui, ed è questo. C'era anche molto figo il bronzer, quello con il sole, ma era così brillantinoso che onestamente mi faceva proprio troppo 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 estate. Guardate quanto è carina sta confezione, e ho preferito provare questo qui, che a parte la striscia quella dorata nel mezzo che ha dei glitter, ha poi una formula invece opaca. Poi l'ultima cosa che vi faccio vedere, non hanno in mano droga né soldi, è questo Happy Booster Blush. Io ho già buttato tutte le scatoline, quindi non ho idea di quale sia il colore di questo. Niente, era andato tutto via. Comunque questo è il blush, che mi piace perché oltre ad essere delizioso con tutti questi cuoricini, ha qui, se voi andate a pucciare in questa zona, ovviamente il blush rimarrà più chiaro rispetto a se invece andrete a pucciare in quest'altra zona con tutti i cuoricini più scuretti. Quindi secondo me ci si può un po' aggiustare anche il colore del blush. Ho finito tutto, queste sono le cose da acquisto compulsivo che ho fatto da OVS inerenti Wet n Wild and Physician Formula. Vi dico già che Wet n Wild è molto economica come marca, mentre invece Physician Formula è più cara, infatti tutti i prodotti costano sui 15 euro, io avendo lo sconto del 30 più un regalo li ho pagati molto poco, cioè sui 10, che vabbè ci sta, mentre invece questi rossetti qui di Wet n Wild sono fra 1,99 e 2,99, quindi ecco, veramente se ne possono, ci si può levare un po' di sfizi perché costano veramente poco. Niente, metto subito online il video, così se volete provare ad approfittare di questo sconto del 30% da OVS ce la fate ancora. Io torno a lavorare, torno in ufficio e sono in pausa pranzo, e noi ci vediamo presto, già tantissimi video pronti, delle faccette, un vlog, ci sono diverse cosine che arriveranno in questi giorni. Vi saluto, a questo trucco ve lo faccio vedere un attimo al volo, così che c'è la luce giusta. L'ho fatto stamattina con due ombretti di MAC ed è carino, adesso è già un po' da ritoccare la matita all'interno, però ecco, sto filmando proprio così, e noi ci vediamo presto, ciao.